concorsi saltanti. Di solito questo lavoro si faceva il pomeriggio quando era bella infocata al sole, si lasciava e verso diciamo le 4:30, le 5 si faceva questo lavoro perché alleggeriva un po' il... Poi veniva ripassata qui sulla... qua sulla mannura, veniva ripassata sempre per fare cadere la parte legnosa che è il canapulo. Una volta fatto questo si pettinava. A quei tempi, nei tempi quando c'erano addirittura un po' come gli ombrellai, c'erano proprio i pettinatori che passavano nei casali e pettinavano prima sui pettini più grandi, poi su quelli più sottili. Quando era tutta depurata, le nostre nonne sceglievano il mallo migliore per fare, quello migliore ci facevano la biancheria intima. Oppure le lenzuola, i pagliericci, i sacchi per il grano, e quella più cattiva diciamo è la stoppa, però anche la stoppa è interessantissima perché con la stoppa si fa il calatafaggio dell'imbarcazione in legno. Scusate che guardo da quella parte, ma c'è una bella ragazza e quindi le imbarcazioni in legno hanno un'anima di stoppa per l'impermeabilizzazione dello scafo. Quando pensiamo alle caravelle che hanno salvato gli oceani, sono due elementi, legno e canapa, calatafaggio per l'impermeabilizzazione, le corde sono di canapa, le vele sono di canapa, quindi sono due elementi, legno e canapa hanno salvato gli oceani. La nostra Amerigo Vespucci per statuto deve poi avere le vele, le gomene di canapa di Carmagnola. Questo è, quindi...